Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo avanti con le partite a 3 minuti più 2 secondi a mossa. Giochiamo contro questo Kevin da Latina e giochiamo la difesa francese. Ok, 4 di 4. Giochiamo di 5 che è la mossa principale della difesa francese. E qua, questa volta giochiamo la variante classica con cavallo F6. Ricordo a tutti ancora una volta che sul social viola, se volete sfidarmi, dovete aggiungermi a questo nickname, Chessburger TV, perché non giocheremo più con Vanni Macerio, perché qua abbiamo il loghetto con FM, Fidemaster e l'account premium perché siamo dei VIP. Ok, cavallo C6 qua in linea di massima, in un termine molto generale, dobbiamo fare pressione su D4 e adesso che lui ha messo il cavallo in C3 e impedisce questa spinta, D4 riuscirò a mangiarlo senza troppi problemi, distruggendo un po' il centro del bianco. Ok, su alfiere G5 penso che vadano bene tante tante mosse. Per esempio donna B6 sembra essere la mossa normale, oppure anche alfiere 7. Alfiere 7 potrebbe andare incontro a dei problemi dopo il cambio e cavallo B5 che minaccia l'entrata in D6, quindi stiamo più solidi e giochiamo donna B6. Anche F6 era una possibilità interessante, forse un po' rischiosa. Qua il bianco dovrebbe perdere almeno un pedone, secondo me, e entrerà in posizione molto svantaggiosa. Il punto di cavallo A4 che sembra anche forte perché guadagna un tempo sulla donna, difende questo pedone in B2, libera C3. Il punto è che dopo donna A5 C3 è praticamente unica. Perché, ok, cavallo C3 non avrebbe molto senso. E C3 para lo scacco difendendo il cavallo. Però adesso diventa un po' palese che il cavallo in A4 ha 0 case. Quindi io quando mangio qua, io mangerò qua. Oh, sì, mangio qua. E minaccio anche B5. Quindi lui gioca B4 e qua la sua posizione è già abbastanza disperata, secondo me. Perché, ok, donna C7, non può rimangiare qua perché ci sarebbe, cioè, oddio, poteva mangiare qua, però ci sarebbe stato l'altro pedone in presa. E su B5 posso iniziare a mangiarmi tutti i pedoni del centro del bianco, quindi il nero va in grande vantaggio qua. Cavallo per ora non è possibile per via di donna per con doppio re e alfiere. Qua invece, boh, facciamo sto scacco qua, giusto per andare avanti con lo sviluppo e sfruttando il fatto che in questo istante tornare con i pezzi a difendere il re non si può perché ci sarebbe stato questo alfiere sotto. Quindi grazie a questo scacco ho impedito l'arrocco del mio avversario per sempre. Eliminiamo questo alfiere che era l'alfiere forte suo. E vabbè, iniziamo a cambiare i pezzi, direi. Facciamo donna C4. Ok, sicuramente non è la mossa più forte, ma è la mossa più pratica, perché adesso che abbiamo un pedone in più cambiamo i pezzi, più limitiamo le possibilità del nostro avversario di avere controgioco. Torre C1, adesso l'importante è non perdere il pedone che abbiamo in più.
Prima stavo pensando a cavallo B6, cavallo per B6, A per B6, torre per C4 qua. Non è facile. Sono un idiota. Vabbè, cavallo B6. Ricordiamo che c'è comunque l'incremento di 2 secondi a mossa. Quindi okay, abbiamo sempre un po' il culo parato da questo punto di vista. E ok, qua per fortuna c'è un tatticismo che risolve abbastanza la partita, che è torre per A4. Molto bello perché in caso di torre per A4 c'è alfiere per B5 con scacco doppio, quindi nel frattempo avrei guadagnato due pedoni. Minaccio la torre, minaccio comunque il pedone con l'infilata re-torre, quindi torre per A4 sembra per fortuna molto molto forte. Se non si fosse preso sto truccone, sarebbe stato molto più difficile portarla a casa per me. Ok. Ora B5. Madonna, fortuna che c'è questa mossa, se no mi sarei preso questa infilata di qua. Dopo B5 sembra tutto ok. Però, ok. Il mio avversario si arrende giustamente perché qua ha due pedoni in più, cioè ha due pedoni in meno e la posizione è abbastanza compromessa. Strano che abbia abbandonato così presto, perché comunque avevo 10 secondi, si poteva tentare di acchiappare un controgioco. Facciamo in tempo a giocare una nuova partita. Giochiamo contro Radomlad. Facciamo cavallo F3. Questa è l'apertura di Richard Reti, un contemporaneo di Capablanca, Liekin, questi qua. E ha introdotto per primo questa mossa che è molto flessibile, diciamo, che qua il bianco non si è ancora deciso su quale pedone mettere al centro, quindi il bianco può impostare ancora un centro con E4 e D3, D4 e E3, C4, insomma può fare ancora quel cazzo che vuole, quindi bene, D3 va bene, quindi decido per questa volta di giocare E4 così e vediamo di attaccare subito re nero, perché comunque questi giocatori sono ancora molto deboli e ancora non hanno dimestichezza con mosse difensive forti. Questo è austriaco, se non sbaglio. Sì. H3. Serve per poter sviluppare l'alfiere in E3 senza prendersi cavallo G4, che darebbe fastidio. È una mossa che serve a molte cose. Dopo vedremo anche altre utilità. Cavallo H4. Per ora devo ancora decidere come sviluppare il lato di donna, quindi lo tengo ancora qui. Tanto la posizione è abbastanza chiusa, non rischio di prendermi attacchi fulminanti, quindi posso ancora decidere dove metterli questi pezzi. Cavallo H4. La mia idea era giocare F4. Quindi giocare F4 e iniziare a attaccare con i pedoni anche questa volta sull'arrocco del nero. In base a come giocherà lui, io deciderò dove mettere questo cavallo. Se metterlo in C3 per andare in D5 o se metterlo in D2 per mano a mano portarlo sul lato di re. L'alfiere adesso in C1 stava svolgendo un ottimo lavoro, perché qua altrimenti il nero avrebbe minacciato B2. F5, si molla niente. F5 è una mossa un po' molto, molto d'attacco, che però lascia un po' deboli queste caselle nere. Il cavallo può portarsi in E5 senza problemi, adesso anche l'alfiere che forse darebbe dei problemi. Però lui gioca B5, che è una mossa super legittima, perché come il bianco deve cercare di attaccare di qua, il nero deve cercare il controgioco sul lato di donna.
Siamo rientrati in una sorta di siciliana chiusa senza che il bianco abbia giocato cavallo c3, e qua potrebbe anche essere un tempo risparmiato, perché non è detto che sia una mossa necessaria. O forse sì. Boh. Come andare avanti con questo attacco? Io vorrei giocare alfiere h6 prima o poi. Quindi devo prepararmi a spostare l'alfiere, mettere la donna dietro e sostenerlo con donna di 2. Quindi... Potrei giocare cavallo c3, eh? Ho appena detto che era un tempo risparmiato. Sì. La coerenza non è il mio forte. Today. Ok. Su b4 forse posso anche prendermi questa forte casa in d5, però dovrei calcolarla un attimo, perché e6 aggiunge complessità alla posizione, quindi non sono proprio confident qua. Cavallo d4 è una mossa normale. Normal move. E ora, ok, dove mettiamo questo? Possiamo metterlo un po' dappertutto lungo questa diagonale. Forse alfiere g5 è la mossa più ambiziosa, perché in caso di h6 posso tornare indietro e nel frattempo lui si è indebolito l'arrocco. Comunque h6 è una mossa, qualunque spinta di pedone dell'arrocco è un leggero indebolimento, quindi a noi farebbe comodo. Infatti non la gioca. Donna d2, preparo alfiere h6. Ora b4, la ritirata del bianco. Allora, c'è da considerare cavallo d5, ma anche cavallo d1 potrebbe essere utile, sempre con l'idea di tenere forte il pedone b2. Qua gioco torre c1, che è la mossa più solida, perché in caso di alfiere h6 subito forse il nero avrebbe potuto mangiare l'alfiere. E mangia, la donna va in h6 e il pedone in c2 rimane sospeso. Quindi metto la torre in c1, nella speranza di sostenerlo un minimo. Qua adesso gioco re h2. L'idea di re h2 è che sempre alfiere h6 qua non sarebbe andata bene, perché su alfiere per, donna per, ci sarebbe stato cavallo e2 doppio se avessi lasciato il re in g1. Quindi ora che ho spostato il re e tenuto il pedone c2, sono pronto per eliminare il principale difensore del re nero con alfiere h6. Ok, cavallo f2, non ho fretta di mangiare questo alfiere, tanto se mi mangia lui mi fa un favore, perché la donna in h6 sarebbe molto molto fastidiosa. E cavallo f2 è una mossa che si propone di portare l'ennesimo pezzo sul lato di re. Qua ora è il tempo di mangiare e giocare cavallo g4, minacciando donna h6. L'attacco arriva abbastanza naturalmente, basta portare dei pezzi all'attacco. E in questo tipo di posizioni non è importante la qualità dei pezzi che stanno attaccando, ma è molto più importante la quantità. Noi abbiamo 3 pezzi molto forti. Adesso arriva anche la torre. Donna h6 scacco, è arrivato anche il sacrificio. Qua il nero non avrà nessuna speranza di sopravvivere a questo attacco devastante. E quindi penso che... Vabbè, adesso si prende matto con donna g7. Ottimo. Quindi questa è una bella partita di attacco. Guardiamo un attimo il punto più importante. Lui non si è difeso bene, però vediamo come ho fatto ad attaccare in modo così semplice. Prima ho sistemato i difetti nella mia posizione sul lato di donna, dove lui sta cercando di trovare controgioco. Quindi torre c1, b4, cavallo d1.
Tutti i punti adesso sono difesi. L'unico problema qua di Alfier H6 è che qua potrebbe mangiare e giocare il doppio, come già detto. Re H2 evita questa possibilità. E dopo A4 l'attacco del bianco si fa veramente forte. Cavallo F2, arriva questo cavallo. Ok, qua ho deciso di mangiare perché forse se porto subito il cavallo in G4 lui può giocare Alfier H8. Una mossa di contro sfianchettamento, diciamo. Quindi ora elimino l'alfiere. E dopo cavallo G4 penso che sia troppo difficile difendere questa posizione. Re H8. Apro delle linee. Anche la torre adesso arriva all'attacco. Guardate quanti pezzi stanno collaborando. E qua, ok, cavallo per G6 penso sia il modo più diretto per concludere la partita. Distrugge completamente tutti i pedoni dell'arrocco del nero. In caso di re G7 segue donna H6 scacco, re G8. Ok, donna H6 comunque sembra troppo grave la posizione del nero. H per G6, donna H6 scacco, re G8, donna per G6 scacco e qua, ok, la posizione del re nero si commenta da sola. Tutti i pezzi del nero non stanno facendo nulla per difendere il re, quindi è giusto che finisca così questa partita. È tutto per questo video. Ci vediamo dopodomani per il prossimo video. Seguiteci sempre in live su Twitch e alla prossima. Ciao ragazzi!